Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Bene, ricordo a tutti di lasciare un bel mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al canale, soprattutto attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati. Bene, dopo questo momento spoiler e il gioco che mi ha già consigliato una mossa, ma non importa perché noi faremo una nuova partita, andiamo a giocare. Allora, che cosa vi porto quest'oggi? Quest'oggi vi porto un vecchio, per così dire, carino gioco di carte. Moltissimi di voi lo conosceranno, magari qualcun altro non lo conoscerà. Ve lo faccio conoscere io, non c'è problema. Perché faccio questo video? Perché avevo voglia di giocarci e quindi ho deciso di farci un video e di portarvelo, insomma. Bene, allora, il gioco si chiama Spider. Essenzialmente è un gioco di carte, si fa con le carte da scala 40, cioè col tipo di carte da scala 40, e lo scopo finale è sempre fare i mucchietti e liberarsi di tutte le carte che si ha sul tavolo, insomma. Lo Spider ha, se non mi sbaglio, 3 livelli di difficoltà. Questo è il primo. Poi abbiamo, vediamo, opzioni qui in alto. L'intermedio che ha 2 semi, l'avanzato che ha 4 semi. Allora, per farvi vedere come funziona il gioco di base, insomma, perché dopo è sempre la stessa cosa, ve lo faccio vedere con il livello facile, insomma. Allora, facciamo una nuova partita. Qua adesso in automatico distribuisce le carte, come vedete sono tutte di picche e noi dobbiamo fare i mazzetti. Allora, col minor numero di mosse possibili sarebbe l'idea. Vediamo, già non posso fare più niente, forse era meglio tenere l'altra partita. Ma ok, se vi trovate in questa situazione, cliccate qui e lui vi dà un altro giro di carte, che non è sempre una cosa troppo buona, insomma. Allora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo liberato. Facciamo così. 4, 5, 6, 7. Il 4 lo mettiamo qua. Un Q lo mettiamo qua. E che cavolo, un K. Fastidio. K non è lo yokai, K è questo. Perché c'è lo yokai K? Che è uno spirito dell'acqua, se non mi sbaglio. Non credo di sbagliare. Ci servono i 4. Anzi, i 3. In realtà, i 3 ci servirebbero. Vediamo. Possiamo fare così. Così. 9. Ma che cavolo, un altro 10. Un 6. Che inutilità. No, sì, ho capito, ma avevo cliccato così prima. Ok, sa che dobbiamo farci dare delle altre carte perché non... Ah no, aspetta, c'è questo che possiamo mettere. Sì. Utile fino a un certo punto come mossa. Serve un 3. Ecco, abbiamo ricevuto il nostro 3. Però ci ha incartato sto 3. Perché, vedete, bisogna un pochino anche pensarci. Allora, possiamo fare così, così. E questo 6 lo mettiamo di qua. Poi, questo va qua. Un 3. Possiamo spostarlo tranquillamente qui. E questo così. Un altro 4, ma che sfiga. Sì, sembra semplice come gioco, però se non si presta un pochino di attenzione, ci si può rimanere fregati anche qui. Adesso io ho tutti sti assi che non mi servono. Ne ho ancora l'8. Ho detto l'8. Ok, 7. 7. Bella domanda.
Allora, c'è una cosa che non è troppo giusta che si possa fare, però si può fare, ed è Ctrl Z per annullare una mossa. Io adesso l'ho fatto solo per farvi vedere che c'è anche questa eventualità, cioè questa possibilità, insomma. Niente, abbiamo fatto un Ctrl Z più o meno per nulla. Sì. Più o meno per nulla, perché non possiamo fare nient'altro, perché abbiamo tutti gli assi qui bloccati e neanche un 2 e un 3. Ce ne sono qui sotto, ma potevo svegliarmi prima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Porca vacca. Altro giro di ca... E scapperuccadappa. Ancora assi. Basta assi qui. Basta. Che possiamo fare, niente di che. Così vedo altre mosse. Sì, questa no, 8 7, questo 4 dovrebbe essere spostato, ma ciccia. Vabbè, facciamo così, tanto per averla più conclusa. Ma che sfiga, che sfiga. Adesso vengono quei due. Uno solo. Un solo due. Mi sa che perdiamo. Perdiamo, sì. Perdiamo, sì. Perché devo per forza fare così. Sì, pardon. Questo è un 7, non un 6. Così. Qui posso andare qua. 1, 2, 3.3. No, no, ok. Possiamo fare così adesso. 3, 4. 4, 5, 6. Ecco, l'ho fatto un altro. Questo può andare qui. Poi 3, così, così. No, forse ho cappellato. Mi sa che ho sbagliato di nuovo. 6, 5, 4. Può andare. Però con un K, cosa me ne fa? No, non vedo. C'è anche il suggerimento, ma non ricordo come si fa con tastiera rapida. Mi sa che ci siamo incartati di nuovo. Vediamo. Suggerimento. E va bene, ma l'utilità di fare questa mossa? Potevi dire. Non serve a niente. Grazie, lo sapevo anch'io. Niente, abbiamo fallito miseramente. Cioè, io ho fallito miseramente, insomma. Gioca di nuovo, dai, proviamoci. Proviamo un'altra partita, dai. Vorrei almeno riuscire a finirlo. Accidenti, ed è la versione facile, facile, eh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E basta, perché è stato fin troppo generoso. Invece no. Facciamo 5, 6. E che cavolo, un K. Basta però. Carte. 8, 5, 6, 7, 8, 9. Ups. Non avevo visto l'entrata di qua. Ancora un K. 5, va bene, questo lo mettiamo così. Sì. Un 10. Un 10. Ma fioi, un 10. Qua, aspetta, e possiamo fare questo ed è il primo. Un altro 5.
Mettiamo così, tanto per sì, è una mossa un po' inutile, ma vabbè. Basta, avanti popolo. Allora, questo che ha un suo senso. Piuttosto benino. E facciamo così. Perfetto. Questo lo mettiamo qua e abbiamo fatto un altro mazzetto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Io sposterei questo, sinceramente. Sì, è stata una cosa buona. Sì, abbastanza. Non so. Boh, andiamo avanti. Così, così, proviamo. Sì, vabbè. Non è stato troppo utile. Facciamo così. No, non siamo punto a capo perché possiamo muovere questo. Poi no, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, perché è un doppio asso e noi facciamo così e ne abbiamo fatto un altro. Perfetto, così mi piace, così mi piace. Sto qua, sto qua. Mettiamo questo qua e liberiamo così un 4. No. Un K, possiamo fare così, un J. Non lo so perché mi servirebbe un 9. Proviamo così. Vabbè, 5, mettiamo su un 6, un altro 8, ma basta. No, non c'è nient'altro di buono. Fattibile. Magari voi vedete qualcosa di più, ma... perché non vuole che ci sia un buco per mettere le carte. Vediamo. Devo liberare questo per fare un altro mazzo. Però intanto posso fare asso. 2, 3, 4. Questo qua. Questo qui invece, andiamo così e ne abbiamo fatto un altro. Ottimo, ottimo. E che andiamo avanti. Ah no, perché c'è un osso davanti che rompe le scatole. Ok. Però è inutile. Ok, facciamo così. Abbiamo fatto una mossa di troppo, ma non importa troppo. Esatto, via che ne abbiamo fatto un altro. Ormai abbiamo quasi terminato. Manca molto. Un 2. Ok. Eh sì, perché voglio mettere un 7. Ok. Devo lasciare per forza così perché sennò non posso prendere le ultime carte e non è stato neanche un dramma. Perché ci siamo, siamo a cavallo. Ecco qua, ne abbiamo fatto un altro. Ormai adesso la vittoria è solo questione di mosse. 9, G, 8. G, no. Vabbè, così, così, perfetto,
parte. No, cioè, cosa c'è che non quadra? Ah, sì, manca questo e questo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ecco i fuochi d'artificio per noi. Bene, forse non è stato troppo entusiasmante, ma non importa. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!